a tutti! Spero che stiate tutti bene. Prima vorrei presentarmi. Sono Selma Khabbar, ho 23 anni e sono una studentessa di architettura all'Università Euromediterranea di Fes. Sono appassionata di lettura e più specificamente di romanzi. Per me è un modo per teletrasportarmi in un altro mondo o in un altro tempo. Leggendo, lascio indietro questo tempo e questo mondo e mi immergo in una nuova avventura. Oggi vi presento uno dei miei preferiti, Il Cavaliere Inesistente. Scritto da Italo Calvino, era pubblicato nella 1959. La storia è ambientata nella corte di Carlo Magno e segue le avventure di un cavaliere perfetto ma inesistente. Agilulfo è un'armatura vuota che incarna perfettamente i valori della cavalleria, ma la sua mancanza di una presenza fisica diventa un elemento centrale della trama. Adesso leggiamo insieme questa storia. Libro, ora sei giunto alla fine. Ultimamente mi sono messa a scrivere a rotta di collo. Da una riga all'altra, saltavo tra le nazioni e i mari e i continenti. Cos'è questa furia che mi ha preso? Quest'impazienza? Si direbbe che sono in attesa di qualcosa. Ma cosa mai possono attendere le suore? Qui, ritirate appunto per star fuori delle sempre cangianti occasioni del mondo. Cos'altro io aspetto tranne nuove pagine da vergare e i consueti rintocchi della campana del convento? Ecco, si sente un cavallo venire su per la rapida strada. Ecco che si ferma, qui, proprio alla porta del monastero. Il cavaliere bussa. Dalla mia finestrella non si riesce a vederlo, ma ne intendo la voce. «Ehi, buone suore! Ehi, udite!» «Ma non è questa la voce, o sbaglio?» «Sì, è proprio quella, è la voce di Rambaldo, che ho fatto tanto a lungo risuonare per queste pagine. Cosa vuole qui, Rambaldo?» «Ehi, buone suore, sapreste dirmi di grazia se ha trovato rifugio in questo convento una guerriera, la famosa Bradamente?» «Ecco, cercando Bradamente per il mondo, Rambaldo doveva pure arrivare fin qui.» Sento la voce della sorella guardiana che risponde. «No, soldato, qui non ci sono guerriere, ma solo povere pie donne che pregano per scontare i tuoi peccati.» Ora sono io che corro alla finestra e grido. «Sì, Rambaldo, sono qui! Aspettami! Sapevo che saresti venuto! Ora scendo, partirò con te!» E in fretta mi strappo la cuffia, le bende clostrali, la sottana di saio, traggo fuori dal cassone la mia tunichetta color topazzo, la corazza, gli schinieri, l'elmo, gli speroni, la sopravvesta per vinca. «Aspettami, Rambaldo, sono qui, io, Bradamente!» «Sì, libro, suor Teodora che narrava questa storia e la guerriera Bradamente, siamo la stessa donna. Un po' galoppo per i campi di guerra, tra duelli e amori. Un po' mi chiudo nei conventi meditando e vergando le storie occorsemi per cercare di capirle. Quando venni a chiudermi qui, ero disperata d'amore per Agilulfo. Ora ardo per il giovane appassionato Rambaldo. Per questo la mia penna a un certo punto si è messa a correre. Incontro a lui. Correva. Sapeva che non avrebbe tardato ad arrivare. La pagina ha il suo bene solo quando la volti e c'è la vita dietro, che spinge e scompiglia tutti i fogli del libro. La penna corre, spinta dallo stesso piacere che ti fa correre le strade. Il capitolo che attacchi e non sai ancora quale storia racconterà e come l'angolo che svolterai uscendo dal convento e non sai se ti metterà a faccia con un drago, uno stuolo barbaresco, un'isola incantata, un nuovo amore. Corro, Rambaldo. Non saluto nemmeno la badessa. Già mi conoscono e sanno che dopo zuffe abbracci e inganni ritorno sempre a questo chiostro. Ma adesso sarà diverso. Sarà.